Music Generation. Buonasera a tutti, bentornati qui su Music Generation con Marcello Romeo e Clary B alias Sara Carione, che stiamo sempre di più abbandonando il nome Clary B per rimanere sempre più su Sara Carione. Allora, noi siamo appena arrivati dal Palazzo dei Congressi di Bologna, dove c'è un'importantissima manifestazione di Bologna in musica, soprattutto music dal punto di vista, diciamo, classic, ecco. Ci sono degli stand, ci sono degli utai. Non vedete come sono tutta classica anche oggi? Sì, molto classica. E invitiamo, insomma, chi ci ascolta domani a Bologna di venire a trovarci allo stand, di venire a vedere questa splendida manifestazione, di ascoltare i concerti di violino, di clarinetto o di chitarra che ci sono. Insomma, è una bellissima manifestazione al Palazzo dei Congressi. E l'ingresso è gratuito. Completamente gratuito, esatto. L'ingresso. Ci sono musicisti veramente molto molto qualificati che studiano addirittura comunque al conservatorio, sono bravissimi, uno spettacolo incredibile. Venite a trovarci, ci trovate sabato tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera. E anche oggi siamo stati lì, fino a poco fa. Esatto. E allora, qui comunque abbiamo degli ospiti. Eh sì, oggi ne abbiamo ben tre. Abbiamo tre ospiti, di cui una coppia. Allora, partiamo subito dalla coppia. Le vediamo inquadrata. Ecco, Lidia Ignatenko, dell'Ucraina, con il marito Oliver, che si vede, non è inquadrato. Vediamo se riusciamo a inquadrare tutte e due. Eccolo qua, Oliver. Non si riesce a fare l'inquadratura d'insieme? Va bene. E come non detto. Ecco, comunque, Oliver e Lidia sono due cantanti, perché cantano entrambi. Ma chiediamo a loro, dai, facciamo qualche domanda, perché io poi magari non so dire esattamente, perfettamente. Io poi sono di parte, perché Oliver lo conosco ormai da tantissimi anni. Vai, la parola a Lidia Ignatenko. Buonasera a tutti. Sì, noi cantiamo perché vogliamo far vedere che la musica sia uno splendore, e soprattutto vorrei unisce i popoli anche. Sì, unisce due popoli in questo caso, perché cantiamo in due lingue, nella lingua italiana e nella lingua ucraina, la mia lingua. Però e come mai questa unione musicale? Insomma, sarà anche difficile, penso, creare sempre un qualcosa di nuovo, insomma, vi adattate bene mescolando le due lingue? Sì, qua io darei parola a mio marito, ecco. Perché tutto nasce da lì, ancora da di chi è questa inventiva? Di chi è? Ma allora, diciamo che tutto è partito nel 2015, dove io facevo concerti di musica italiana, però dopo ho incominciato a tradurre le loro canzoni, visto che comunque sia il maggior successo ce l'avevo lì in Ucraina. E da lì poi si è creato questo ponte, legame, dove appunto io canto in italiano e la ragazza, in questo caso mia moglie, canta in ucraino, proprio per collegare queste due culture. È nato per gioco, però al pubblico piace, e quindi abbiamo continuato a farlo. E questo gioco funziona, perché è uscito anche un video che poi andremo a vedere più avanti, non subito, non ci bruciamo subito diciamo tutte le cartucce che abbiamo. Invece alla mia destra abbiamo un duo, però ne è uno solo a rappresentare. Abbiamo i famosissimi Netri e Laredo. Salve, però abbiamo Netri, il cantante, il frontman del gruppo Netri e Laredo. Amatissimi qui a Music Generation. Veramente. E lasciamo la parola a Riccardo Netri. Super, dai. Super. Ma la band, diciamo, è nata nel 2015. Con questo progetto in italiano, anche se siamo attivi da parecchio tempo,
E niente, dopo il primo album abbiamo deciso appunto di deciso di fare questo nuovo singolo, e il primo singolo, e ora il secondo singolo, sperando che sfoci poi in un album finale. Allora, il primo singolo, e cioè vale a dire il primo video, Regina Triste Mai, è andato tantissimo qui dalle nostre quasi parti. Tutte le puntate, quasi tutte le puntate. Regina Triste Mai. Regina Triste Mai è andato veramente forte. Sì. E il nuovo è appena cominciato, quindi non possiamo dire ancora niente, però già diciamo che già si vede, si intravede già anche qui. Per ora, un Marcello, successo. Bocca cucita. Bocca cucita niente. Per ora. Benissimo, ora che abbiamo presentato i nostri ospiti, andiamo a bomba a parlare di un nostro amico, che è Ivano Finizio. Sì. Yves, il nostro caro Yves, che ci ha fatto tanto ballare e sognare con quel brano bellissimo del 2021 che ci ha portato fino. Finché il vento soffierà. Finché il vento soffierà. Ma oggi, e qui però in maniera un po' più mossa, diciamo inquieta. Inquieto, lo dice stesso il titolo, e con questo brano ci vuole dare un bellissimo messaggio, cioè quello di essere veri, dare voce alla nostra voce senza nasconderci dietro a schemi prefissati dagli altri o dalla società. E quindi ci ricorda il caro Ivano Fizio di prendere posizione e di vivere la vita che vogliamo vivere. Quindi mi raccomando, essere sempre noi stessi, pensare un pochino di più a noi e goderci la vita. E dai ragione, amico nostro, caro amico mio, caro amico nostro Yves, che però tante volte ti chiediamo di venire, ma non puoi mai, è un motivo o quell'altro, è sempre in giro, è un uomo impegnatissimo. Comunque, allora andiamo a sentire Inquieto di Yves e godiamoci questo nuovo video. Regia. Sono inquieto, seguo sempre il mio vicolo cieco. Mi fa star bene, posso anche stare male. Va bene o male, prima o poi devo cambiare. Sono inquieto, vado avanti e poi torno indietro. C'è una ragazza che mi sfiora la pelle. Prima impazzisco, poi mi rompo le palle. Inquieto sono, inquieto io. Sputo per terra e poi pregoti. Inquieto sono, inquieto io. Sul più bello cambia fermo e faccio a modo mio, a modo mio. Sono inquieto io. Faccio a modo mio, faccio a modo mio. Inquieto sono, inquieto io. Senti quanta bella musica, la ballo a modo mio. Tutta la gente che mi vuole etichettare, la fermo prima ancora, prima di provare. Ho già non capisco come, perché ogni giorno è un altro giorno dentro di me. Non c'è persona che mi possa fermare, solo mio cuore quando smetterà di etichettare. Quello che sento è il mio comandamento, dammi una regola di vita, se non è un testamento. Inquieto sono, inquieto io. Vibro dentro e vibra il mondo mio. Inquieto sono, inquieto io. Tutti per uno e ognuno a modo suo. A modo suo sono, inquieto io. Che vola a modo suo. Inquieto sono, inquieto io. E il mondo suona la sua musica, io ballo a modo mio. Potrei far finta e non fare obiezione, forse te che quando parli hai sempre ragione, ma se dissento sull'opinione in tema, la mia parola arriva a spiegarti il problema. Non c'è persona che mi possa fermare, solo il mio cuore quando smetterà di etichettare. Quello che sento è il mio comandamento, dammi una regola di vita, se non è un testamento. Inquieto sono, inquieto io, perché la pace e andare alla radice. Inquieto sono, inquieto io. Sul più bello cambio film e faccio a modo mio, a modo mio. Inquieto io. E faccio a modo mio. Inquieto sono, inquieto io. Senti quanta bella musica, la ballo a modo mio. Bravo Fizio, bravo Fizio qui, grande. Yves, ci sono gli applausi ancora una volta, quindi è piaciuto anche questa volta. Piano piano entrerà nelle nostre teste e diventerà veramente
È impossibile farne a meno, come tutte come le canzoni, tutti i brani di Yves. Come tutti i brani di Yves e come quelli che noi trasmettiamo qua. Ricordiamo sempre di concentrarvi su Spotify, andare a cercare la nostra playlist all'Italia nei 60 TV Music Generation e di mandarla nelle chat degli amici. Ricordiamo anche le pagine social, pagina Instagram Music Generation Radio Italia anni 60, lo stesso nome sarà la pagina Facebook. Vi ricordo che trovate anche il link dello streaming per chi non ci potesse seguire sul canale 81, basta fare un click e ci potete seguire anche direttamente da casa sul vostro cellulare, sul vostro smartphone e tablet. Beh, mi raccomando, non mancate, guardate tutti i post, ogni puntata pubblichiamo sempre una foto, insomma, dei nostri ospiti assieme a noi. Io volevo ringraziare Lidia Ignatenko perché è qui con noi questa sera in diretta. Noi sappiamo che il suo paese sta vivendo un gravissimo momento. Noi siamo vicini a Lidia e a tutto il popolo ucraino al quale ci sentiamo veramente tantissimo legati. Ecco, cara Lidia, noi siamo contenti grazie, di averti qua. Grazie mille, ci serve davvero un supporto. Supporto soprattutto anche quello morale. Sì, grazie. E che la musica ci possa portare la pace, come voi chiedete nei vostri brani e nelle vostre serate e in giro per l'Italia. Comunque, facendo un salto invece nel passato, quando ancora in Ucraina diciamo la situazione era bellissima, ci stava bene, voi facevate molte serate nella città di Leopoli, vero, mi sembra? Sì, sì, non solo a Leopoli, praticamente tutte le zone che ora purtroppo vediamo in TV le abbiamo girate praticamente tutte tranne la zona proprio dell'est-est e abbiamo fatto tantissimi concerti. Dovevamo farne ancora tanti, ma poi insomma è successo quello che è successo. Tra pandemia e guerra è andata proprio. Però adesso stiamo rifacendo qua in Italia, stiamo riprendendo il giro. Ci tenevo anche a dire che adesso stiamo facendo questi concerti, appunto, concerti per la pace, dove stiamo girando tutta l'Italia. Siamo stati a Follonica, a Parma, dobbiamo andare a Milano settimana prossima, e poi dove? Anche a Trento. Insomma, stiamo girando appunto solo ed esclusivamente, ci tengo a dirlo, per sostenere quello che è appunto l'Ucraina, la pace nel mondo. Perché ci vuole adesso. Quando avrete le locandine ce le fate avere, sì, perché noi ogni venerdì possiamo mandare la vostra locandina per dire ai nostri telespettatori dove voi sarete a fare il vostro concerto. Molto interessante, molto bella questa cosa. E niente, torniamo invece a noi, a una novità, Daniele e Nicolò, che non abbiamo mai avuto qua a Radio Italia nei 60 TV. Per la prima volta oggi con un video nuovo che è appena uscito il 27 maggio, si intitola Tutte quelle volte, però è già andato in anteprima su TGCom 24. Allora, il nostro Daniele Nicolò, lui è originario di Ripi e si è già esibito in questi anni nella Rai, in Rai addirittura, perché è stato ospite ai Raccomandati, poi anche a Uno Mattina Estate, poi nel 2021 ha vinto il premio della critica al concorso Mia Martini. Cioè, oggi invece ci occupiamo di questo brano nuovo che Tutte quelle volte è una storia un po' tormentata, un rapporto di amore, odio, amore, odio, insomma, questo amore, odio, odietamo, odietamo di Catullo Memoria, per tutti coloro i quali hanno fatto gli studi scientifici o classici al liceo e hanno avuto modo di ricordarsi, insomma, l'odietamo di Catullo. Ma quindi, caro Nicolò, noi adesso andiamo a immergerci nel in questo mondo. Tuo video e nel tuo mondo, e chiediamo alla regia di mandare in onda Tutte quelle volte di Daniele Nicolò. Parlo di getto, lo faccio spesso, ma non ci riesco più a stare zitto e dico tutto di tutto, quello che è brutto, quello che è rotto, che resta sotto. Ti sento appena, stai urlando troppo, ma non ci riesco a non puntar dritto e vedo tutto di fretta, i miei capricci, i tuoi difetti. Sto cuore distrutto dal lutto quando sbatti contro me, tutte quelle volte che sei come una bomba giù in centro quando scoppi dentro me, tutte quelle volte che mi odi non sai perché, tutte quelle volte che, tutte quelle volte ho
ogni momento. L'hai fatto a pezzi e non ci riesci a unire i resti. Mastichi ferro fra i denti, i miei silenzi, i tuoi tormenti. Sto cuore distrutto dal lutto quando sbatti contro me, tutte quelle volte che sei come una bomba giù in centro quando scoppi dentro me, tutte quelle volte che mi odio e non sai perché, tutte quelle volte che che non vorrei, però non è lo stesso se non ci sei e tu mettimi altrove. Dove vorrai che dopo un'ora mi troverai? Sto cuore distrutto dall'urto quando sbatti contro me, tutte quelle volte che sei come una bomba giù in centro quando scoppi dentro me, tutte quelle volte che mi odio non sai perché, tutte quelle volte che, tutte quelle volte che, tutte quelle volte che, tutte quelle volte. Bellissimo. Eccoci qua. Grande. Bello. Bravo Daniele Nicolò. Oh, il brano cattura, prende, vero? Sì. Prende. Sì, questi sì. Amori contorti, questi odi e tamo, insomma. Beh, ultimamente a Music Generation abbiamo tantissime novità, Marcello. Abbiamo tantissime novità. Non so se te ne sei accorto, però. Ma parliamo di una nuovi. Parliamo di una vecchia novità, però. Facciamo una domanda al nostro amico Nitri dei Laredo, perché Nitri e Laredo all'inizio ci confondevamo, perché sembrava Nitri dei Laredo oppure Nitri e Laredo, e ci chiedevamo ma chi è Nitri e chi è Laredo. Oggi abbiamo qua però il Nitri, che naturalmente è il Nitri. Allora, dall'accento toscano, inconfondibilmente toscano, sono di Piombino, sono calabrese, e quindi inconfondibilmente l'accento non si, anche se cerco di parlare piano e darmi un tono, ma non ce la faccio. Complimenti per l'outfit di oggi, l'occhialino top, mi piace molto. Mi sembra di ricordare un mio caro amico, io sono molto amico di Umberto Tozzi, il quale sfoggia degli occhiali, lui dice sempre che bellissimi. Il trucco dell'uomo è solamente l'occhiale, ha ragione perfettamente. Fantastico. Perché il trucco dell'uomo è solo l'occhiale. La prossima volta ce li mettiamo anche noi, però mettiamo, sono donne. Sì, ma questi sono bellissimi, questi occhiali. Gli qua sono bellissimi, sono anche vintage, Vasco. Questi sono proprio anni 70, proprio bellissimi. Io avevo un caro amico che si metteva questi occhiali anche mentre io lo accompagnavo a pianoforte, ne ho parlato più volte, insomma era Franco Califano che usava questi occhiali, questi particolari tipo di occhiali. Allora, caro Nitri, Regina triste mai, qui è andato molto, che cosa ti ha lasciato? Guarda, ti devo dire, ci ha dato molte soddisfazioni. Siamo stati contattati, abbiamo avuto molti messaggi di apprezzamento per il brano, questo infatti ci ha spinto poi a continuare e appunto a uscire a registrare un nuovo brano. Purtroppo questo è un momento difficile, perché un momento difficile un po' per tutti, per la situazione in generale. Siamo comunque sempre in pandemia, anche se diciamo la situazione ora sta migliorando e speriamo che di andare verso tempi migliori, e questo ci dà una spinta. Poi un messaggio di stima, insomma, sono contento. Ma è Regina triste mai? Chi è questa Regina? Allora, Regina triste mai in generale è la donna in generale. Io sono stato cresciuto da donne, da mia madre e da mia nonna, e ora vengo cresciuto da mia moglie. Sei l'eterno bambino, ovvia. Cresci giorno dopo giorno. Cresco giorno dopo giorno, e quindi serviva una dichiarazione d'amore a chi mi ha sempre sostenuto e che mi ha voluto bene, insomma.
e in generale per tutte le donne. Ero curiosa, sai, dopo tanto tempo che ascoltiamo questo brano dico, ma chi sarà mai questa regina, chi sarà mai? Oggi l'ho scoperto, Marcello, sono più contenta. Eri tu. Ero io. Bene, bene, mi dicono che con lo streaming a Milano hanno lo stesso problema, che non riescono a collegarsi, ma purtroppo quando arriva un certo numero, probabilmente sono tanti, è così. Bene, bene, e quindi noi adesso siamo tutti in attesa di ascoltare però il nuovo brano, il nuovo video. Aspettiamo un attimino, aspettiamo però alla fine, quindi ringraziamo Netri e parliamo invece di Alexar, che era qua la scorsa settimana ospite. Beh, lui è il re del reggaeton. Quando viene qua ospite dico sempre, tu sei il re del reggaeton, perché fa sempre dei pezzi molto estivi, veramente anche molto in linea con il periodo che stiamo vivendo, tutto, nel senso che ci vuole un po' di allegria, certo, e lui la porta sempre d'allegria. Quindi lui reggae e tonno insieme, come canta reggae dei pezzi di reggae e il tonno, ok, perfetto. Quindi Alexar, con quella tua ragazza latina, insomma, visto questa ragazza latina, insomma, ha perso un po' la testa il nostro artista, che dici Marcello? Ma sì, andiamo a rivedere, sì, dai, sì, andiamo, forza, balliamo un po' di reggaeton e via, regia, ragazza regia, latina, e via con reggaeton. So di certo che non è di qua, differenti lineamenti, color della pelle diversa la sua città, cresce la curiosità, ah. Non so se viene da Limon Medellin, la mia ragazza ideale, se dovessi disegnarla la farei proprio così, perché voglio una ragazza latina, venezuelana, argentina, quando sente il dembow lei si attiva, un po' gelosa però non possessiva. Voglio una ragazza latina, venezuelana, argentina, quando sente il dembow lei si attiva, un po' gelosa però non possessiva, non possessiva. Una signorita da Cuba, dalla Costa Rica, pratica con la lingua, sai, si è appena trasferita. Cammina sola, cammina solita, solare sicura di sé. Caffè latte la sua pelle, una dominicana, color più vicino all'oro che alla porcellana. Sguardo che cattura e poi mi trascina, quella scena di Christian Dior quando si allontana. Caffè latte la sua pelle, una dominicana, color più vicino all'oro che alla porcellana. Sguardo che cattura e poi mi trascina, quella scena di Christian Dior quando si allontana. Voglio una ragazza latina, venezuelana, argentina, quando sente il dembow lei si attiva, un po' gelosa però non possessiva, non possessiva. Voglio una ragazza latina, venezuelana, argentina, quando sente il dembow lei si attiva, un po' gelosa però non possessiva, non possessiva. Una latina, latina caliente, sube, sube la temperatura nell'ambiente, quel corpo ondeggia lentamente, ripetutamente. C'è chi si è innamorato al primo sguardo, c'è chi mente. Mi piace come lo muove quando balla, consuma le suole, con la sensualità le tiene sempre quello che vuole. Abito e tacchi, jeans e maglione, troppo pesante o acqua e sapone. Sa premi in ogni verso al centro dell'attenzione, hey. Non so se viene da Limon Medellin, ma se dovessi disegnarla la farei proprio così, perché voglio una ragazza latina, venezuelana, argentina, quando sente il dembow lei si attiva, un po' gelosa però non possessiva. Voglio una ragazza latina, venezuelana, argentina, quando sente il dembow lei si attiva, un po' gelosa però non possessiva. Voglio una ragazza latina, nella S studio, la latina, senti come suona della city, reggaeton, reggaeton baby, possessiva, il mio nome è Alexar. Complimenti Alexar, grande! Allora Alexar, ci stava anche seguendo, anche ascoltando, guarda, ci fa tantissimo piacere veramente, grazie, 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 complimenti ancora. La scena finale, visto che di Alexar conosco bene la famiglia, papà, mamma, sorella, eccetera, mi fa morire perché lui è uguale a suo padre, la scena è identico esattamente ad Adolfo, che saluto, Adolfo Rinaldi. Bene, allora andiamo avanti e...
Parliamo di Luca Lombini. Luca Lombini, abbiamo ascoltato il suo bellissimo brano anche insomma nelle ultime puntate che abbiamo fatto. Lui diciamo che è appassionato un po' dalle sonorità degli anni 90, dai pezzi pop, rock, insomma da quei brani che mescolano un po' di nostalgia e anche spensieratezza. E oggi ci propone, insomma, il tema sempre molto allegro, fuoco e polvere. Fuoco e polvere, Luca Lombini di Mantova, allievo di Jenny Gandolfi. Grande Jenny. Sei andata via, tra un sospiro ed un affanno, hai inventato una bugia, però sei ancora qui, pronta. Te non posso vivere, resta il tuo sapore dentro incancellabile, che ora brucia più del fuoco e lascia solo polvere, mentre tutto crolla a pezzi e ricade su di me, che non ho te, che non ho te, se potessi cancellare. Dai miei sogni lo farei, ma ti stringo nei ricordi, sei lo sbaglio che rifarei, però sei ancora qui, pronta a confondermi. Perché non ci riesco senza te, non posso vivere, resta il tuo sapore dentro incancellabile, che ora brucia più del fuoco e lascia solo polvere, resta il tuo sapore dentro incancellabile, che ora brucia più del fuoco e lascia solo. Abbiamo ballato. Bravissimo. Bravo Luca Lombini, bravissimo, bravissimo. Allora Luca, complimenti anche a Milo, tanti complimenti qui dentro, perché la tua voce ha qualcosa di particolare, le tue sonorità piacciono, che chiaramente ricordano gli anni 70, i nostri giri con le Vespe, con lo Scramble, col Ducati, eccetera. A proposito di Vespe, di Ducati e di moto elettriche, Marcello, complimenti Luca Lombini, presto ti vorremo qua in trasmissione. Allora, andiamo a vedere che cosa succederà la prossima settimana. Ecco che cosa succederà, che ci sarà una prova in anteprima italiana delle moto elettriche RGNT,
che sono bellissime, stratosferiche, guardate che forma sclamber che hanno, con degustazione dei vini biologici della cantina Tomisa, che ospita appunto questa bellissima manifestazione. È domenica 19 giugno e lunedì 20 giugno. Mi raccomando, prenotate, cercate su internet Vini Tomisa, www.tomisa.it, e prenotatevi, perché è un'esperienza bellissima sui colli bolognesi. Fra l'altro, proprio nel posto dove abito io, ci sarà questa demo di queste bellissime moto elettriche e stratosferiche. È geniale, veramente. Tu ci sarai? Io ci sarò, certo. Poi prendo anche una moto, anche se non ho il patentino per la moto. Beh, ti porto io sulla moto, sui colli. Faremo un po' di foto, un po' di video e poi li manderemo qui in onda. Quindi ricordatevi, appunto, domenica 18 giugno, no, 19 giugno. 19. E 20 giugno a lunedì, questa bellissima manifestazione, esposizione e possibilità di fare il giro in moto con le moto elettriche alle cantine di vini biologici Tomisa a Castel dei Britti di Bologna. Bene, e a questo punto andiamo a vedere invece un'altra cosa. C'è un video che sta per uscire, una canzone nuova. Direi di sì, Marcello. È la mia. Qualcosa mi ricorda un certo Marcello Romeo. Andiamo a vederla e ritorno. Questo amore che si muove lentamente gioca col tempo e i tuoi occhi infinitamente. Questo amore danza con te pericolosamente. Ecco, il ritornello. Mancano solo 5 giorni. 5 giorni, adesso, 5 giorni, grazie. Il ritornello entra, c'è già gente che mi manda il messaggino, il vocale su WhatsApp. Questo amore che si muove lentamente. Cantare anch'io con te. Ma canteremo sicuro. Ma certo, canteremo. Hai una bellissima voce. Grazie. Veramente, Sara, hai una voce splendida. Poi grazie. Stai proprio attaccata alla nota, perché non fai nulla di più. Stai lì, fai il tuo canto perfetto. Benissimo. Allora, adesso che abbiamo parlato di pubblicità, abbiamo visto tutto quello che faremo, mi sono fatto un po' di pubblicità sul prossimo brano mio. Posso farmi un po' di pubblicità anch'io? Dai, vai. Una piccolissima pubblicità. Vai. Allora, a parte la fiera, insomma, che dove stiamo lavorando, questa fiera di musica classica, fino a domani sera, io domenica sera canterò a Zola Predosa. Sì. Ospite a una serata dei Funny Market con Sara Sei, la cantante dei Italia. I mitici Funny Market, benissimo, i Funny Market di Sara Sei, alias Serenella Occhipinti, la maestra di canto del nostro cuore, 4 volte a Sanremo, 2 con Italia 42, 2 volte con Sara Sei. Ciao, grandissima Sara, un bacione Sara, anche te presto qui. Bene, torniamo a Oliver e Lidia, perché adesso è il loro momento. Assolutamente. È assolutamente il loro momento. Oliver è un cantautore italiano. Ecco. Di Reggio Emilia, però sei di origine? Calabrese. Infatti saluto il mio collega Roberto Scarfò. Ciao Roberto. Mitico ciao. Cantautore calabrese che prossimamente uscirà con un brano, vediamo quando, forse fra 5-6 anni lo facciamo uscire. Cosa dici, quando facciamo uscire Roberto? 6-7 dai, vediamo, dai Roberto, continua a lavorare che sei sulla strada giusta. Oliver, Lidia, raccontateci un po' questo brano. Il brano si chiama Svoboda, lo pronuncio in ucraino perché è la parola ucraina, però viene scritta nel latino giusto per comodità. Sì, perché gli italiani impazzirebbero a leggerla. Sì, cioè. Svoboda. Svoboda è che è tradotto libertà. È proprio ciò che tutti vogliono adesso in questo mondo. Purtroppo non sappiamo cosa sta succedendo adesso nel 2022, però ecco. E il mio paese sta passando questo periodo bruttissimo della sua storia e la nostra canzone inizia con le parole, le dico in ucraino poi in italiano: «Попри страх душі не впаду додолу», che sarebbe: «A parte le paure non mi arrendo», perché nessuno vuole arrendersi. Esatto. Un bellissimo messaggio che sforna sempre tutti noi di fronte a qualsiasi difficoltà ad affrontarla,
ad andare sempre avanti, e ascoltare anche un messaggio del genere in una canzone vostra dove mischiate due lingue, veramente bellissimo, quindi complimenti ragazzi. Grazie. È una Grazie. Bellissima coppia, è una bellissima cosa quella che voi state facendo, bellissimo il vostro progetto, ma io so che c'è qualcos'altro che sta arrivando. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire. Dite. E vai. Siamo in attesa, ecco. Sì. Dai. Grandi! Il nostro amore adesso viene condiviso e ha condiviso due paesi, Italia e Ucraina. Ah, tra l'altro è la prima volta in TV, e quindi grazie a te. Già il primo ospite in TV. Sì. È bellissimo. Chiaramente ancora è troppo presto, non possiamo sapere se è un bimbo o una bimba, no. Però insomma, comunque sia, sicuramente dopo torneranno in tre qui. Esatto, è ancora nella pancia, però lui è già sulla Radio Italia anni 60. Esatto, già sulla Radio Italia anni 60, complimenti, complimenti. E allora ragazzi, presentateci il video. Esatto, allora sì, per voi e per tutto il pubblico da casa, Svoboda di Alfonso Oliver e Lidia Ignatenko. Regia. 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 A parte le paure, sai che non mi arrendo ad un mondo che mi vuole più diverso, no, non cambierà la mia identità, questa voglia di pensare non la posso barattare. Попри страх душі, не впаду додолу, навіть якщо всі прагну й дуже того, я така, як є, не змінить мене. Те моє бажання переможе усе. Io darei la mia vita per la verità, nel rispetto degli altri, la tua libertà, che tu possa pensare, sognare, t'amare, libera, libera, libera. Я готова віддати за правду життя, лиш би ти відкинув страхи в небуття. Tutto ci spero in un mondo in cui credo. Попри страх душі, віра заживе, бережи себе та навколо усі. Io darei la mia vita per la verità, nel rispetto degli altri, la tua libertà, che tu Grazie, bravissimo. Nel senso di, cioè, proprio un video proprio forte anche a livello emotivo. Grazie. Bravi ragazzi. Quindi so che sarete ospiti dell'Atalanta?
Sì, cioè ci hanno chiamato, non proprio dall'Atalanta, ma è una serata, siccome un giocatore dell'Atalanta è ucraino, e faranno questa serata di beneficenza, e dove appunto ci hanno contattato per andare a fare un'esibizione e partecipare a questa serata. L'avete scritto insieme questo brano? Sì, io la parte italiana, lì della parte, sì. Ma è la stessa cosa, cioè io, quello che dico io e quello che dice lei sono la stessa cosa, identica. Voi siete cosa. Sono in Ucraina. Grazie ragazzi. Abbiamo fatto, grazie. Prima di questo, ci tengo un attimo a dirlo, Bella Ciao, il 21 dicembre, quindi diciamo non è che fosse così questa novità per noi, che doveva succedere qualcosa, e anche lì abbiamo fatto italiano ucraino, anche lì, Bella Ciao. Wow, wow, complimenti. Bravi ragazzi. E invece il Netri di Piombino, che è qua vicino, che mo ci deve presentare, non Regina Triste mai, ma ci deve parlare di Finalmente Ti Manchi. Questo Ti Manchi è bello, è bellissimo. Finalmente Ti Manchi, questo è bello, bello veramente. Poesia. Finalmente Ti Manchi. Finalmente Ti Manchi è la storia di una ragazza, ma comunque di chiunque, che ha un problema da risolvere, in questo caso un problema psicologico, e riesce a trovare la forza, prima di tutto dentro se stessa, di accettarsi, e quindi attraverso l'accettazione di riuscire a superare le proprie difficoltà, e riconoscere i propri problemi, affrontarli e superarli. Ma io direi che una presentazione così è già pronta, e quindi, regia, possiamo andare con il brano nuovo dei Netri e Laredo, Finalmente Ti Manchi. Manchi. Potrei parlarti per ore, ma non servirebbe a niente, rischierei di perdere la mia parte cosciente. Versi la tua rabbia in un bicchiere, la lasci bere a me. Sono qui per te, sarebbe facile farti aiutare. Ti prego, smetti di farci del male per dimenticare quella stanza. Abbracciata un difetto, potrei anche convincermi che ha ragione il tuo specchio. Versi la tua fame in un bicchiere, la lasci bere a me. Ma io vedo te, adesso è facile come parlare della tua vita da rifare e ricominciare.
Bravo. Da sole. Grande applauso anche a tutte le persone che ci stanno seguendo qua in diretta nel divano del pubblico. Ma che canzoni bomba abbiamo avuto qua oggi. Delle canzoni bomba. Allora, volevo dirti, caro Riccardo Netri, che mi piaceva tanto e mi piace tuttora Regina Triste Mai, l'ascolto sempre in macchina. Ma anche questa. Ma anche finalmente ci manchi, e anche bello. Questa molto bella, come è bellissimo l'inno, per se me è un inno alla pace. Se da prima te il disco ce lo litighiamo, tutti e due. Esatto, ce lo litighiamo. Io prendo metà, e sì, una volta i long play avevano le due fasce. Esatto. Lato A, lato B, il CD invece è unico e la chiavetta poi invece. Mi arrabbi se non date prima a Marcello, vi avviso in diretta. Quando uscirà l'album avremo. In contemporanea. È bellissimo anche l'inno alla pace che abbiamo sentito dei nostri due, Oliver e Lidia Ignatenko, con Svoboda. Due messaggi fortissimi oggi. Due messaggi fortissimi, molto forti. Allora ragazzi, manca pochissimo alla chiusura, non abbiamo ancora visto il timing della regia, fra un po' lo vedremo, però vogliamo ricordare che abbiamo avuto Ivano Finizio, detto Yves, poi Daniele Nicolò, Alexar, Luca Lombini che mi ha mandato un messaggio di ringraziamento. Oliver e Lidia, che adesso ci ricordano anche i loro social, che sono qua, e Riccardo Netri. Allora, avanti, ricordateci i vostri social. Allora, Italiano in Ucraina su Instagram, e invece io Alfonso Oliver ovunque, Instagram, Facebook, YouTube. Benissimo. Ottimo. Netri e Laredo Facebook, Netri e Laredo Instagram, Netri e Laredo YouTube. Siamo tutti social qua. E da questa sera, ragazzi, da questa sera tutti i brani che avete ascoltato sono nella lista, nella playlist, naturalmente Music Generation Radio Italia 60 su Spotify. Adesso lo condivideremo nei cellulari dei nostri artisti. Mi raccomando, fatela girare anche voi a casa. E tutta questa puntata, fra poco più di 20 minuti, sarà in rete, si potrà rivedere e naturalmente anche condividere. Bene, e un'ultima parola, un ultimo saluto ai nostri carissimi ospiti. Noi vogliamo tanto bene al nostro Netri, Riccardo dei Netri e Laredo, che ci è venuto a trovare, alla nostra bellissima Lidia Ignatenko, di una bellezza spettacolare. Io volevo dire che stasera abbiamo avuto due bellezze qua spettacolari, e un altro bellissimo marito, che è Oliver. Il marito Oliver, bellissimo. Grazie. Di Lidia Ignatenko. Anche noi siamo bellissimi. Noi siamo stupendi. Grazie, applausi a voi. Grazie. Bene ragazzi, vi salutiamo tutto il nostro pubblico, seguiteci sempre tutti i venerdì su Music Generation dalle 18 alle 19, canale 81 e link streaming. Bene, ciao a tutti, ciao, arrivederci, ciao. Alla prossima puntata, ciao ragazzi, ciao. Music Generation. Generation.